Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Buonasera, rieccoci con Turnover, la trasmissione di calcio dilettantistico di User TV, undicesima puntata. Vado ad introdurre gli ospiti di questa puntata, che nella fattispecie è il Faiano Calcio, nelle vesti dell'addetto stampa Francesco Lanzetta e del dirigente Pino Belmonte. Con loro parleremo di eccellenza Girone B, ma andremo anche in promozione per parlare della promozione A e C, che sono i gironi che ci interessano molto da vicino. Partiamo subito con l'eccellenza, non prima però di avervi dato una notizia che è di fresca battitura, vale a dire in casa Lioni, dopo la sconfitta con l'Alfa Ten, purtroppo c'è un tourbillon di notizie. Sicuramente non sarà più mister De Pasquale allenatore del Lioni, una riunione fiume ha stabilito che ci doveva essere una scossa. La scossa è quella che, nonostante i buoni risultati, nonostante i tantissimi infortuni che ci sono stati, uno su tutti Capone, il Lioni purtroppo non è la squadra che abbiamo ammirato nella prima parte del campionato. Allora si è costretti a dare una svolta. La svolta è rappresentata dall'allontanamento dell'allenatore attuale e c'è un trio di nomi pronti per sostituirlo. Vado a dire i nomi anche perché sono voci di corridoio, non abbiamo ancora la conferma, anche se i nomi sono quelli che sto per dirvi. Vado a dire un ritorno di Sicuranza, che è allenatore di Bisaccia e che ha traghettato la squadra fino allo scorso campionato, dove l'ha portata in eccellenza. Poi c'è un qualcosa di interno con l'allenatore della Juniores Caruso, che dovrebbe passare alla prima squadra, e infine un nome che viene dal Salernitano, per lo più ex Sarnese, vale a dire si parla di Pepe,
penso che i nostri ospiti sono a conoscenza, anzi li farei intervenire subito su questa cosa, proprio a Pino. Pino, Pepe, tu della Sarnese sai vita e miracoli, che diciamo subito sei stato il facutotum della Sarnese, dirigente del facutotum per tanti anni. E si parla appunto di Pepe al Lioni. Che allenatore è Pepe? È un ottimo allenatore, lo si sa, preparatissimo. Innanzitutto voglio salutare tutti i telespettatori, prima non l'ho fatto, è per me una mia mancanza. È un ottimo allenatore, molto preparato, pignolo, veramente molto pignolo, nel senso che prepara la partita e stravolge o perlomeno ritorna sulle sue idee più di una volta guardando la squadra avversaria, cura molto l'aspetto del singolo giocatore, questo è un fatto molto importante, lo sappiamo tutti, quando un allenatore controlla anche come cammina un calciatore è una cosa importante e fondamentale. Possiamo dire che a questo punto in bocca al lupo a Mister Pepe, in bocca al lupo anche alla squadra che allenerà dal prossimo futuro. Bene, tuffiamoci nel campionato di eccellenza Girone B con l'ex capolista oramai Santa Maria che perde in quel di Buccino per 2-0 in una gara dove la squadra di casa, allenata da un santone del calcio, vale Pietro Pinto, sta mostrando che con il campionato a 18 squadre e a lungo andare sta venendo fuori, ha una rosa importante, tanti over che fanno la differenza. Francesco, il Santa Maria sta steccando troppo, soprattutto nelle ultime gare esterne, vuoi perché non c'è Margiotta, vuoi perché non capitalizza al massimo quello che gli capita sui piedi, però è una squadra che rispetto al girone di andata ha troppe battute a vuoto. Sì, ho visto pure un po' l'immagine di Buccino, ha avuto diverse occasioni soprattutto sulla catena di destra con Capozzoli, con l'altro under a sinistra. È una squadra che crea molto, ho visto in diverse occasioni, però ha questa mancanza della finalizzazione. Forse l'assenza di Margiotta si farà sentire molto nel reparto avanzato. A Pellegrino, che comunque può fare la differenza lì in avanti quando è in giornata, però ha perso un colpo importante perché la Palmese, seppur sul piano del gioco è meno, diciamo, bella per così dire, concretizza di più e quindi ha portato un bel vantaggio a casa che difficilmente forse riuscirà a colmare, però vedremo poi col seguito del campionato. Bene, chi invece vince passeggiando, possiamo dire, sulla derelitta egranese è la Palmese, 6-2, che dimostra quanto sia forte la squadra di Mister Sanchez, anche se, come diceva appunto Francesco qualche secondo fa, non è una squadra che fa un gioco bello da vedere, è una squadra sogniona, tattica, va al risparmio. Pino, è una squadra per la categoria. Sì, per questa categoria. Poi dobbiamo dire che la Palmese ha una forte vena realizzativa, credo che abbia realizzato già una cinquantina di gol e da una differenza reti notevole, mi pare intorno ai 22 come differenza reti, quindi vuol dire che oltre a realizzare, oltre a segnare, incassa poco ed è proprio la squadra costruita per questo tipo di campionato, il campionato di eccellenza. Evidentemente se vuole fare il salto di categoria poi bisogna guardare avanti, anche se io conosco alcuni calciatori della Palmese, avendo avuto a che fare direttamente con loro nel mio passato calcistico a Sarno, sono degli ottimi calciatori anche per categorie superiori, quindi la Palmese ha le carte in regola come qualche altra squadra per fare il salto. Bene, andiamo avanti per parlare del Castel San Giorgio. Castel San Giorgio che è 4-4, sta raddrizzato un pochino gli errori fatti nel passato ed ora si pone come antagonista delle due battistrade. Va a prendere un pareggio ottimo in quel di Ariano, dove poche squadre riescono a portare punti, però è un Castel San Giorgio che sicuramente nessuno lo dà nel lotto delle vincenti, ma a mio parere per quello che sta dimostrando e soprattutto per come De Cesare ha ripreso la squadra dopo che ha avuto una crisi abbastanza profonda, Francesco, è una squadra di cui bisogna aver paura. Sì, perché De Cesare, soprattutto sul punto di vista caratteriale, trasmette molto alle sue squadre. Hanno perso male a fronte in avanti, però hanno guadagnato molto a centrocampo, hanno comunque una buona difesa. De Cesare ha lavorato molto anche sulla difesa perché inizialmente la squadra subiva molti gol. Secondo me è una squadra che può dire la sua anche nei playoff. La società è una società comunque importante, vuole puntare comunque a qualcosa di importante. Credo che comunque da qui in avanti il Castel San Giorgio potrà insidiare
lo stesso Santa Maria, che dovrà fare comunque attenzione. Diciamo subito che Amalfi e Bichequenza hanno dato vita ad una gara importante dove a mio parere il Bichequenza ha mostrato di essere squadra ricostruita, soprattutto data in mano ad un allenatore che in questa categoria, per questa categoria è un lusso. A tal proposito abbiamo le interviste al tecnico Ferullo e al bomber di giornata Guida. La prestazione non è stata negativa, a dire il vero, infatti sono stati degli episodi che loro hanno sfruttato in modo esemplare, chiudendo poi la partita sul 2-3. Sono ripartiti bene su 2-3 occasioni che gli abbiamo creati noi, con palla a noi. Centrocampo non è una questione di centrocampo, il problema è che c'erano ritmi molto alti, forse siamo calati un attimino lì in mezzo, avevo Bovino che non giocava da tempo, Vissicchia e quant'altro, e quindi loro poi sono stati bravi a sfruttare l'episodio, però la prestazione secondo me è stata comunque positiva. Ha giocato una gara favolosa, ha vinto il Vico che si rilancia ancora di più in classifica con l'avvento di mister Ferrari. Il Vico potrebbe essere una mina vacante di questo girone di ritorno. Sì, sì, prima di cosa grazie per i complimenti, per la partita fantastica non sono molto d'accordo. Primo tempo non mi è piaciuto tanto, siamo stati secondo me un po' rinunciatari. Secondo tempo abbiamo fatto vedere le vere caratteristiche del Bichequenza, abbiamo giocato e abbiamo fatto una grande partita. E sono 3-4 partite, sono forse 3 vittorie consecutive che facciamo, ma questo è perché durante la settimana ci impegniamo, seguiamo il mister e i frutti si stanno vedendo. Ritornando in studio dopo aver visto le interviste, andiamo a parlare con i nostri ospiti, iniziando proprio da Pino. Pino, il Bichequenza ha preso in panchina un certo Giovanni Ferrari, che è un lusso per la categoria, è un allenatore che parla pochissimo, sa il fatto suo, è andato in quel di Amalfi a vincere la gara, anche se, onestamente è vero, una gara che ho fatto proprio io, l'Amalfi non ha demeritato, il pareggio era il risultato più giusto, alla fine però quel peperino di Guida con un guizzo importante ha fatto portare a casa 3 punti importanti al Bichequenza, che è alla terza vittoria consecutiva, quindi 9 punti, si è quasi tirati fuori dal baratro dei play-out. È un risultato un po' a sorpresa, un po' no, se proprio vogliamo analizzare la gara. Ci sta tutto anche la sorpresa fuori casa da Amalfi, anche se il Costa da Amalfi, visto anche in Coppa Italia, vista il suo campionato fino a questo momento, può fare di più e deve fare di più. Una squadra come il Costa da Amalfi deve assolutamente cercare di superare quel gap negativo che a volte lo porta anche contro di noi, dobbiamo dirlo, ad avere quelle pause, tra virgolette, di riflessione e finire male, come è successo domenica, con tutti i meriti del Bichequenza, che evidentemente sta cercando appunto di uscire da questa situazione, diventa una squadra pericolosa un po' per tutti a questo punto. Sta pagando l'Amalfi lo scotto della Coppa Italia, soprattutto lo scotto di avere 2 giocatori importanti infortunati, mi riferisco a Infante e a Guerrera. Non lo so se si paga o meno lo scotto della Coppa Italia, perché la mancanza dei giocatori è fondamentale, però il Costa Amalfi uscito dalla Coppa Italia ne è uscito bene, ha fatto un'ottima figura. Se non ci fosse stato quel popò di avversario davanti, la Fragolese, che conosciamo tutti, è una squadra che nel girone A può, può tranquillamente, se la mettiamo in Serie D fa la sua bella figura, se non avesse avuto di fronte uno squadrone come quello, probabilmente il Costa Amalfi avrebbe portato a casa la Coppa Italia, quindi non parlo tanto di scotto di aver perso questo titolo importante, evidentemente manca l'appoggio di alcuni uomini, anche evidentemente qualcuno che gioca nonostante e problemi forse fisici. Bene, andiamo avanti e parliamo di Angri Cervinara. Basta pensare a ciò che ha detto mister Messina, che ascolteremo tra qualche istante nel dopo partita. Cervinara non è proprio sceso in campo.
un Cervinara abulico, apatico, un Cervinara che sicuramente non è quello visto domenica, anche perché l'altra domenica in casa con la Scafatese ha mostrato di essere una squadra capace di mettere sotto qualsiasi avversario. In quel di Angri nemmeno la forza dell'Angri, perché ad onestà del vero l'Angri ha fatto la sua buona partita, ma nulla di eccezionale. È stato proprio il Cervinara che ha peccato di superficialità, forse convinti di poter vincere la gara perché avevano vinto con la Scafatese, ha mostrato i suoi limiti, e a mio parere sono limiti caratteriali che mister Messina potrà e dovrà limare per il futuro del Cervinara. A proposito, abbiamo sia l'intervista di mister Messina che l'intervista del neotecnico Criscuolo, che esordisce con una vittoria sulla Vallinghina dell'Angri. Andiamo a sentirle. I ragazzi che hanno messo in pratica quello che abbiamo provato, è stata la vittoria del gruppo, una vittoria importante per dare la svolta verso la salvezza. Sì, a noi mancano 11 partite, quindi dobbiamo fare i punti. Poi domenica abbiamo un'altra partita che è uno scontro salvezza, che è quello di Battipaglia. Speriamo bene di portare a casa un risultato positivo. Invece è facilissimo commentare la partita di oggi, non pervenuti. Credo che sia stata la peggiore partita che abbiamo fatto, non ci siamo stati con la testa né di idee né di gioco né di approccio, male, veramente ho poco da dire, non c'è nulla da dire tatticamente, sono stati bravi quelli dell'Angri a giocare una partita con la giusta cattiveria, col piglio giusto, non hanno sbagliato nulla, sono stati cinici anche nelle palle inattive, attenti, hanno realizzato, bravissimi a loro, noi abbiamo fatto veramente poco. Dopo aver sentito i tecnici di Angri e Cervinara, Francesco, il Cervinara è stato insieme al Faiano qualche stagione fa una grande protagonista del campionato di eccellenza, Faiano di Mansur, diciamola così, giusto per essere nel corretto. Troppe fasi alterne per Cervinara, anche a Faiano gioca una squadra in fase, una partita molto apatica, persa addirittura. Secondo te dove può arrivare il Cervinara? Sì, il Cervinara lo seguiamo da anni, stando col Faiano. Abbiamo visto le varie fasi, è arrivato ai playoff, poi ha vinto la Coppa Italia, però ha avuto troppe pause nel suo cammino per far sì che facesse quel salto di qualità che è la D, che secondo me la piazza merita. E ho visto un po' le immagini di domenica, sinceramente la squadra forse ha sottovalutato l'avversario. L'Angri, a parte il primo gol che è stato più un episodio, forse ho visto una palla respinta in aria prima sul palo e poi in rete, l'Angri ha avuto la forza di portare quasi a casa questi tre punti, forse spinto più dalla fame e dal pubblico, perché giustamente la squadra deve tirarsi fuori dalla zona play-out. Il Cervinara, a mio avviso, se riesce ad avere più continuità può trovare una strada più facile verso i playoff, anche se ora mi pare che stanno a 3 punti, però le squadre sono lì, quindi penso se la giocherà tranquillamente da qui alla fine. Sì, in effetti, andando ad analizzare la classifica, dai 41 del Castel San Giorgio per scendere ai 38 del Buccino, dell'Ariano e dell'Amalfi per passare ai 37 della Scafatese, diciamo che sono 3 punti, però sono 5 squadre in un lotto di punti, veramente è una bella lotta, però il Cervinara deve essere Cervinara, deve fare il Cervinara. Il presidente ha tuonato forte contro i giocatori. Ora il Cervinara ha 3 gare importanti, 3 gare, domenica arriva l'Eglanese, che è una squadra con più di un piede nel campionato di promozione, anche se venderà cara la pelle a mio parere, perché è pur sempre un derby, poi fa visita al Sant'Agnello e poi arriva il Buccino. In queste 3 gare si saprà se il Cervinara è da playoff o è un Cervinara che ha fatto il suo buon campionato, però deve ripensare a tutto l'anno prossimo. Detto ciò, altra gara importante, perché anche qui si tratta di una squadra che aveva obiettivi importanti, ed è il Grotta, ma strada facendo gli obiettivi si sono ridotti ed ora deve stare attento a mio parere, perché domenica ospita la Scafatese, però ha pareggiato in casa della Virtus Avellino, quindi sicuramente è un Grotta, Pino, che deve fare qualcosina in più, anche se lì da voi a Faiano fece una buona gara e portò via a casa dei punti, fece una buona impressione.
Altro che, soprattutto sul nostro campo, che come tu sai è un campo difficile per la consistenza, non abbiamo erba sintetica, non è facile giocare su come si faceva un tempo, sul terreno naturale, sullo sterrato, e giocatori che giocano la palla possono trovarsi in difficoltà. Invece il Grotta è riuscito a gestire bene, dopo i primi 10 minuti ha capito come si poteva fare e ci ha messo in difficoltà. Questo è un campionato un po' particolare, nel senso che ti presenta delle sorprese quando meno te lo aspetti, soprattutto nel nostro girone. Quindi ci dobbiamo aspettare veramente di tutto dalla prossima domenica, con il turno infrasettimanale, fino alla fine. Tutto può succedere, sia nella parte alta sia nella parte bassa. Ne parleremo dopo, finiamo l'analisi delle gare. Siamo arrivati alla gara più importante per il Faiano, vale a dire Sant'Agnello Faiano. Prima di parlare della gara e di come è avvenuta, andiamo a vedere e a sentire quello che ci ha detto mister Turco. È una partita strana veramente, perché è arbitrata in modo dir poco scandaloso, perché ha dato 3 minuti di recupero e noi abbiamo battuto il calcio di punizione al 5:44, quindi ha dato un calcio di punizione alquanto dubbio a 3:44 dopo aver dato 3 minuti di recupero, quindi un arbitraggio veramente di parte per tutta la partita, perché ci ha fatto ammonizioni, espulsioni senza nessun motivo. Oltretutto è una partita, credo, dominata in lungo e in largo, dove l'avversario non ha mai calciato in porta, non ha mai tirato in porta. Abbiamo perso una partita veramente assurda. Ha dell'assurdo quello che è successo oggi a Sant'Agnello, però il calcio è anche questo. Abbiamo finalizzato poco le azioni che ci siamo creati, questo è il rammarico, perché ci siamo arrivati molte volte davanti alla porta. Ripeto, senza che il nostro portiere abbia fatto una parata, siamo stati capaci di perdere la partita 2-1. Tante occasioni perse, anche quelle del Faiano. Sì, questo sì, è vero. Noi manchiamo purtroppo di cattiveria sotto porta. Questo è l'unico appunto che posso fare a una squadra che, ripeto, ha dominato per 90 minuti in lungo e in largo, dove una squadra avversaria mi è apparsa in grossa difficoltà. Però siamo a commentare purtroppo di una sconfitta. Il calcio è pure questo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, cercare di leccarci le ferite, anche perché abbiamo perso 2 giocatori importanti come Pepe e Maista, e quindi ripartire da domenica contro il Buccino, cercando di riprendere la strada che avevamo preso così bene nelle ultime 5-6 partite. Dopo aver sentito mister Turco con i nostri ospiti, parliamo della gara. Il Faiano che inciampa in quel di Sant'Agnello, e purtroppo in questo campionato, come dicevo per l'appunto Pino qualche secondo fa, non bastano le 4 vittorie e un pareggio per essere tranquilli. Ed è vero che si è catapultati di nuovo nella zona playout. Che sconfitta è stata, Pino? Amara, veramente amara, per come è maturata all'ultimo secondo, l'ultimo istante, quel calcio di punizione poteva anche essere evitato. L'arbitro lo ha assegnato giustamente, perché per carità l'arbitraggio è stato giusto, e all'ultimo secondo quel gol alla Michel Platini, che è stato il realizzatore, esatto, è un gol da cineteca. Bisogna solo fare un applauso al ragazzo che è riuscito a mettere laddove nessuno poteva arrivare il pallone, anche se immeritata. Secondo me sì, perché nella prima fase della partita abbiamo fatto di tutto per cercare di portare a casa i 3 punti, il punteggio pieno. Siamo andati vicino alla rete in più di un'occasione nel primo tempo, è arrivata la loro realizzazione che un po' ci ha tagliato le gambe, ma poi siamo riusciti a reagire, a trovare il pareggio con il calcio di rigore, e poi è successo quello che poteva succedere. Un episodio ti può cambiare l'andamento della partita, della gara, e anche il bottino, che è da 1 punto è diventato 0 punti grazie a quel calcio di punizione veramente bellissimo.
Francesco, Giovanni Serrapino ha costruito una buona squadra soprattutto tra le muramiche, perché è un fortino quello del Sant'Agnello. Sant'Agnello poche volte dà punti alle squadre che lottano sul suo campo, anche perché è un campo molto particolare, però diciamo che il lavoro dell'allenatore in questo caso si vede, un giovane allenatore alla sua seconda esperienza, un budget striminzito, sta dando i suoi frutti. E poi lì davanti c'è un De Angelis che sembra ancora essere un ragazzino nonostante i suoi 39 anni, però è un Sant'Agnello che ora è ai margini della zona play-out, ma con quello che stiamo dicendo è ancora tutto in gioco. Sì, sì, ricordiamo l'anno scorso il Sant'Agnello ha concluso in gara sesto al settimo posto, comunque il lavoro di Giovanni si vede. Lui ha grande esperienza, ha giocato in Serie D in eccellenza, trasmette la sua esperienza ai giocatori, ha il capitano dietro che ha la nostra conoscenza di Donna, che comunque guida bene il reparto offensivo. E parlavamo del campo, loro fanno proprio della loro forza il campo, è un campo molto stretto, Mister Turco diceva sembra quasi un campo da calcetto, comunque non ci sono interruzioni di gioco, c'è continuità di gioco, quindi la buttano sull'intensità. Parecchie squadre secondo me lasceranno le penne lì a Sant'Agnello, perché comunque la squadra è comunque conquistato tre punti importanti che l'ha riallacciata alla salvezza diretta, quindi credo che il Sant'Agnello se la giocherà benissimo nella fase play-out, facendo proprio della forza il campo. Prima di ritornare a parlare del Faiano, chiudiamo le gare del 23° turno di eccellenza parlando di due gare che hanno, uno l'ho detto prima, hanno segnato il destino di Mister De Pasquale per il Lioni, che contro l'Alfa Terna ci ha rimesso la panchina, come si suol dire. L'altra è la roboante sconfitta della Battipagliese, che non riesce a difendere il proprio blasone nonostante è un allenatore di rispetto, un allenatore importante, ma purtroppo la Battipagliese nelle ultime gare è in caduta libera. 4 gol in casa con la Virtus Avellino, 6 gol in casa della Scafatese, e domenica c'è Battipagliese Angri, quindi diciamo 22 punti, si affrontano due squadre a 22 punti, un passato da difendere. Non potranno andare i tifosi dell'Angri a vedere la partita. Ieri per la cronaca 800 persone ad Angri, questo fa capire quanto ci credono ancora nella propria squadra, anche perché c'è una nuova dirigenza, si è rimescolato tutto, però a Battipaglia saranno solo i tifosi della Battipagliese, anche se ci giunge notizia che sono pochi perché hanno abbandonato un pochino la squadra. Francesco, Battipagliese-Angri, che gara sarà? Così ci proiettiamo già nel futuro della prossima gara. È una gara, è uno spareggio vero e proprio, sono a 22 tutte e due le squadre, c'è poca purtroppo passione a Battipaglia, un po' si è affievolita per i risultati, la squadra e i tifosi seguono poco, al cospetto di Angri che a mio avviso avrebbe portato tantissimi tifosi da Battipaglia. Purtroppo il Pasen ha problemi strutturali da tanto tempo, non si riesce a sistemare il settore ospiti. A mio avviso sarebbe stato un bello spettacolo, con ad Angri ribolle di passione, infatti in casa fa numeri pazzeschi per la categoria. Secondo me vedremo una gara equilibrata, la Battipagliese vorrà a tutti i costi difendere il suo onore in casa. Secondo me Cervinara la preparerà al meglio, anche se bisogna fare attenzione a Criscuolo, che con la vittoria su Cervinara la squadra, la società ha acquistato fiducia. Torniamo a parlare del Faiano prima di andare a parlare del prossimo turno e chiudere l'argomento eccellenza. Faiano che ha un allenatore in panchina alla Ferguson da tanti anni ormai, è un'istituzione Mister Turco, oltre che ad essere un bravo allenatore, a mio parere è una gran bella persona, una persona con cui si può dialogare tranquillamente, mai al di fuori delle righe, riesce sempre ad essere cortese e gentile in ogni sua affermazione. Ma a dire tutto ciò, conosco l'ambiente del Faiano, ormai lo frequento da 3 anni, quindi conosco un po' più. È una società strutturata in un modo perfetto, perché Davide Lecco, che è lo sponsor, al presidente, sono tutte persone che sanno quello che vogliono. Pino, tu da dirigente, è quello che si vede all'esterno o all'interno è tutt'altra cosa? Sono i miei primi 6 mesi al Faiano, sono arrivato in questa famiglia, perché si tratta di una famiglia, grazie a lui, grazie a Francesco, ma anche grazie a Peppe, che voglio salutare, sicuramente ci starà seguendo. È un ambiente tranquillo e questa tranquillità si riflette anche sui calciatori.
trovano la serenità giusta, ma anche la preparazione da parte del tecnico, che oltre a essere a Faiano da 8-9-7 anni, è un allenatore molto preparato. Quello che sorprende è la domenica mattina, quando fa il suo discorso preparatorio alla partita, riesce a trovare sempre degli argomenti. Io ho la fortuna di assistere, mi piace stare lì ad assistere quando lui parla alla squadra, degli argomenti sempre nuovi e dare quegli stimoli giusti sempre ai ragazzi. Al di là di quello che può essere poi il risultato e al di là delle difficoltà che si vanno ad incontrare, perché non dimentichiamoci che noi siamo una piccola società, sì è vero, ben strutturata e con una forza dietro, fortunatamente, però ci sono delle squadre molto più organizzate di noi, anche con nomi importanti, e lo sappiamo tutti, non lo scopriamo noi. Francesco, il Faiano domenica ha una gara, a mio parere, importantissima per il prosieguo, perché è una gara che non può permettersi il lusso né di perdere né di pareggiare. Forse il pareggio ci può anche stare ancora, però perdere sicuramente no. Arriva il Buccino. Il Buccino, che ho detto poc'anzi, è una squadra che ormai ha capito di essere nel lotto delle grandi e, a mio parere, ci tenterà fino alla fine. Secondo te che tipo di gara avverrà al 23 settembre? Arriva il Buccino in una fase di forma ottima, direi. Noi usciamo da questa sconfitta con due squalificati, Pepe e Maisto. Nella gara di Sant'Aniele avevamo due influenzali avanti, Rapolo e Giordano. Giordano che sta giocando a falso 9 in avanti per la mancanza di una punta. Quindi, visto il turco, penso da domani proverà a fare la conta di chi è disponibile e di cercare di mettere in campo la squadra migliore. Sicuramente chi scenderà in campo lo farà al meglio delle forze. Credo che recupereremo Biancardi in difesa, che era fuori per infortunio. Lenci rientrerà dalla squalifica. Quindi, in avanti, Rapolo e Giordano saranno al massimo della forma, che non erano purtroppo con Sant'Aniele perché avevano saltato vari allenamenti. Sarà una gara dura, cercheremo sicuramente di sfruttare il fattore campo, perché comunque il Buccino è abituato a giocare sul sintetico. Noi cercheremo di fare comunque la nostra gara di palleggio e l'obiettivo è sicuramente ottenere i 3 punti, perché dobbiamo tirarci fuori dalla zona playout che è sempre vicina, nonostante i vari risultati positivi che ci sono stati. Però penso che il Buccino vorrà comunque ingranare la marcia per affrontare i playoff, che sicuramente la dirigenza vuole a tutti i costi. Senti Francesco, avete dato nel mercato di dicembre un giocatore al Benevento 2003, quanto vi manca? De Mattia è esploso, diciamo, all'improvviso. Lui ha fatto pochissime partite, però si vede già in lui la forma mentis del calciatore, perché veramente un giocatore, nonostante l'età, perché ha solo 16 anni, è un giocatore che ci ha dato tantissimo in avanti, però non potevamo dire no al giocatore, perché comunque entra nella società professionistica, comunque un sogno un po' di tutti i giocatori. La mancanza si sente perché sta giocando Giordano, che è un interno di centrocampo, come dicevo prima, falso 9. Contiamo quasi tutto sul Rapolo, che quando è in giornata comunque fa la differenza in avanti, però ci manca la punta lì che nei momenti difficili ti fa la differenza. Andiamo a parlare delle gare del prossimo turno, due importanti, Grotta-Scafatese. Scafatese non ha battuto a spesa il mercato dicembrino, ma la Fronte autore di 3 gol ieri, quindi si è ridestato. Evago continua a segnare con una certa continuità. Il Grotta dall'altra parte viene da due pareggi consecutivi, però è una squadra che, ricordo, ha 6-7 giocatori al Ceminato lo scorso anno, un allenatore importante e forse quasi sicuramente uno dei più preparati della categoria. È un bivio, perché 32 punti rappresentano una sorta di spartiacque, perché sì, si può essere tirati giù come si può salire su. Che gara sarà fino? È sicuramente molto bella. Molto bella, perché tu hai elencato una serie di calciatori, possiamo dirlo, di categoria superiore. La Scafatese ha anche un mio amico tra i pali, Luigi Sorrentino, che non lo scopro io, è tra i migliori portieri di questa categoria, se non addirittura di quella superiore. Quindi uno spettacolo da vedere in porta. E due squadre che in questo momento cominciano ad avere una buona
vena realizzativa. Se dovessi giocare una bolletta, metterei una quota per un risultato rotondo. Non voglio dire la vittoria dall'una o dall'altra parte, ma comunque si vedranno sicuramente delle realizzazioni. Francesco, l'altro incontro big match della giornata è quello tra Castel San Giorgio e Amalfi, due squadre che forse il pareggio starebbe bene a tutte e due, però conoscendo l'Amalfi non si accontenta del pareggio. Il Castel San Giorgio vorrebbe sfruttare tutto il turno interno, però 40-41 punti pareggiando in casa, soprattutto uno scontro diretto, diciamo, alla fine gli potrebbe anche star bene, ne uscirà sicuramente una gara tutto spettacolo. Però l'Amalfi vuol rifarsi dalla sconfitta subita domenica scorsa. Mister Ferullo è un allenatore che sa dove prendere il lato migliore dei suoi giocatori, e poi è una rosa non di nomi ma di uomini e soprattutto di atleti che sanno il fatto loro. Che gara ne uscirà? Il Costa d'Amalfi, ne parlavamo prima, comunque non ha demeritato col Vicaguense, purtroppo è stata condannata da episodi. Penso che Ferullo comunque, visto il suo modus operandi, il suo modo di giocare, comunque giocherà a viso aperto a Castel San Giorgio. Dall'altro lato vedremo pure una squadra che vorrà sfruttare il fattore campo sicuramente. Castel San Giorgio porta numerosi tifosi al campo, quindi sappiamo che è un campo caldo, è un catino per così dire. A mio avviso non si vedrà un pareggio, a mio avviso, perché entrambe le squadre vorranno portare la posta in palio a casa. Si vedremo una bella gara sicuramente. Bene, e l'altra e ultima gara interessante a nostro parere, perché Santa Maria ha un incontro fuori casa, ma in casa dell'Alfaterna. Alfaterna però che si è destata all'improvviso, quindi attenzione a questa gara. Palmese Sant'Agnello, il Sant'Agnello della settimana scorsa dopo la vittoria con voi, prima aveva perso addirittura 3-0 in casa del Santa Maria. Abbiamo detto che la Palmese è una squadra che realizza tanti gol, quindi in casa difficilmente farà scappare il bottino pieno. La gara di cui parlavo è Lioni-Ariano, il derby che cade in un momento particolare, abbiamo detto prima, dell'allenatore, del cambio di panchina. Dall'altra parte un Ariano che viene da una sconfitta e un pareggio, quindi per rimanere attaccato alla zona playoff deve per forza cercare il risultato pieno. In questi casi, dice, allenatore nuovo, arriva il risultato positivo. Pino, è così o no? Sicuramente il peso specifico dell'allenatore è fondamentale, ma nei derby tutto può succedere, può capitare. Il fattore campo è determinante in ogni tipo di partita, ma soprattutto quando fai un derby ti può aiutare, ti può essere d'aiuto. È una partita un po' incerta, poi giocare in questa fase del campionato una partita così delicata è un peso sia per l'una che per l'altra formazione. Io ci metterei un X addirittura. Bene, detto ciò, chiudiamo il campionato di eccellenza, passiamo alla pubblicità, dopodiché parleremo di promozione, girone A e girone C con i nostri ospiti che su questi gironi sono meno afferrati, parleremo di promozione generale, dopodiché chiuderemo il tutto con qualche altra domanda specifica sui nostri graditi ospiti. Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10.
tornati in promozione Girone A, dove purtroppo il Montesarchio, le squadre che ci interessano sono quasi tutte rimaste al palo. Il Montesarchio ha perso in casa con la Caivanese, quindi un altro passo falso per gli uomini di mister Lombardi, e sempre più lontano la zona playoff. Montesarchio che contro la Caivanese ha giocato la sua buona gara, però si è dovuto arrendere ai gialloverdi di Caivano, e il San Martino che contro il rullo compressore Real Aversa alla fine si è dovuto andare a rendere 2-0, l'ultima della classe contro la prima, che ha già un passo in, anzi un bel pezzo, ha già il corpo in eccellenza, rimangono solo i piedi da portare nel massimo campionato regionale. E nel girone A di promozione la classifica parla chiaro: in vetta c'è l'Aversa, poi a seguire, e udite c'è la Maddalenese, c'è la Caivanese, c'è la Cerrana. E signori, qui parliamo di calcio di altri tempi, importante. Domenica prossima questo campionato ci offre dei turni importanti, c'è Caivanese-San Martino, quindi purtroppo il San Martino dalla carta sarà ancora, dovrebbe essere ancora disco rosso, però mai dite mai, sul campo si gioca sempre fino al 90esimo. E Puglianello-Montesarchio è un derby sannita. Puglianello è in odore di playoff, a 33 punti, diciamo che è la sesta forza del campionato, per scarto reti è fuori dai playoff, altrimenti occuperebbe la quinta posizione in classifica. Questo è il girone A di promozione. Girone C, ancora più bello e incandescente: il Mons Mildum vince 4-1 contro la squadra dell'FC Avellino in gol, e sono 16 con questi, doppietta di Diego Zerillo, ex calciatore del Cervinara. A mio parere potrebbe ancora giocare tranquillamente in questa categoria in eccellenza, anzi forse qualcosina in più nonostante abbia 34 anni. Però il Mons Mildum vince. Noi abbiamo ascoltato a fine gara mister Contaldo, che ci ha rilasciato questa intervista. Perfetto non direi, abbiamo preso un gol, mi brucia. Praticamente in genere abbiamo due uomini ai 9,20 m, invece ce n'è andato uno solo, e questo mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Per il resto concordo, è stata un'ottima gara. 2004 in porta di Donato non ha affatto sfigurato all'esordio in campionato? No, ma noi sappiamo che il ragazzo è un ragazzo di prospettiva per queste categorie, solo che è piccolino, e quindi è stato un rischio enorme metterlo in porta. Però l'abbiamo fatto, il ragazzo si è comportato molto bene e questo ci fa piacere. Archiviata la partita di Montoro, dove la squadra ha sprecato tante chance, oggi squadra davvero cinica anche in attacco. Ci bruciano i due punti che abbiamo lasciato a Montoro, però i ragazzi hanno capito la lezione, oggi praticamente non hanno concesso nulla all'avversario, sono stati perfetti di testa e cattivi al punto giusto, e hanno concretizzato. Mi sembra che il primo tempo è finito 3-0, quindi hanno concretizzato tantissimo, e poi la partita l'hanno portata a termine nel migliore dei modi. Mister Contaldo ci parla del suo Mons Mildum, ma non demorde nemmeno il Solofra, che è un rullo compressore contro il Somma, si sbarazza con una cinquina della squadra di Somma e alla fine riesce ad essere la squadra più importante. Il Caratenuto risorge e si pone in quarta posizione in classifica, il Ponte non riesce a entrare nella zona playoff, risorge anche il Baiano, mentre per il prossimo turno c'è l'incontro più importante, vale a dire Saviano, Mons Mildum, si incontrano prima e seconda. L'andata il Mons Mildum, nonostante fosse il Saviano primo in classifica, gli rifilò un secco poker. Ora gli uomini di mister Minichini viaggiano con 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici, quindi vogliono riscattarsi, e questo è il turno più importante. Poi c'è Gesualdo Solofra e Caratenuto Ponte, che sono gli incontri che terremo sott'occhio. Come sempre User TV segue promozione ed eccellenza, però i nostri obiettivi sono 90% sull'eccellenza, non per qualcosa ma perché è il campionato massimo che riusciamo a seguire con tante partite. Ritornando ai nostri ospiti, proprio partendo da Pino,
campionato di eccellenza, io faccio una descrizione continua con i tanti amici che masticano calcio qui a Ceriminara e che navigano nel girone A. Io dico che il girone A, a mio parere, le prime quattro squadre sono di un'altra levatura, nel senso paragonabile al girone B, poi il resto sono molto equilibrato, è un equilibrio che va verso il basso. Il girone B invece è un equilibrio totale e erroneamente non verso il basso come molti possono pensare, ma verso l'alto. Sei d'accordo con quello che sto dicendo? Hai sposo perfettamente la tua teoria, che è la stessa che porto avanti io da tempo. Il girone B è sicuramente più equilibrato, ecco perché prima dicevo tutto può succedere sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica. E non solo, da quello che mi sembra di vedere, nel girone B ci sono molte più possibilità anche per gli under, per i ragazzini, tra virgolette, cioè, ci mancherebbe altro. Noi stessi abbiamo in organico diversi profili interessanti, qualcuno ha già spiccato il volo, speriamo che questo volo sia sempre più alto per Antonio, che salutiamo. Mentre per quanto riguarda il girone A, vedo squadre più strutturate per fare il classico campionato, per battere i record, per vincerlo magari il campionato o per vincere in alternativa la Coppa Italia. Questa è la differenza tra noi del girone B e il girone A. Poi permettimi di aprire e chiudere una parentesi, un plauso a User TV veramente, con il cuore, che riesce veramente a coprire bene il girone B. Se non ci fosse User TV, molte delle immagini che si vedono in giro di questo girone non ci sarebbero. Bene, ringraziamo. Noi, rimanendo appunto nei giovani, diciamo che oltre al vostro Laurea c'è un certo Botta, che a mio parere sarà uno dei giocatori che esploderanno nel prossimo futuro. Un 2002 che già era titolare in eccellenza, un 2002 che ha dei grossi margini di miglioramento, e poi vado ad ammettere altri giocatori importanti, il Papa del Cervinaro 2002 selezionato per la nazionale di dilettanti, poi c'è Catalano del Costa d'Amalfi, un giocatore che può tranquillamente giocare in Serie D, ma ce ne sono tanti, ce ne saranno tanti di cui mi dimentico oppure di cui conosco poco le geste. Francesco, dicevamo, è giusta questa regola dei tre under o come la Serie D dovrebbero essere quattro? No, secondo me in eccellenza 3 under è una regola giusta, perché comunque ci sono, non dimentichiamoci, ci sono comunque calciatori che non riescono a trovare spazio proprio per la regola degli under, calciatori che magari superano per un anno la cosiddetta fascia under, e poi anche calciatori importanti che devono andare a giocare tipo in promozione prima categoria trovano poco spazio in queste categorie proprio perché devono giocare gli under, però a mio avviso è una regola comunque importante che va comunque sempre preservata, proprio perché poi vedi, ci sono squadre professionistiche che vanno a pescare negli ultimi tempi nell'eccellenza come il Benevento, che ha avuto proprio questa lungimiranza di andare a pescare un giocatore del Castel San Giorgio, uno del Faiano, per rimpolpare la propria, diciamo, il proprio vivaio. Proprio questa secondo me è una idea da sposare, questa di andare a pescare proprio giocatori delle squadre dilettantistiche, che a mio avviso fanno una scelta molto culata per gli under. Bene, andiamo a chiudere questa puntata di turnover. Abbiamo avuto degli ospiti importanti, io saluto Francesco Lanzetta che è l'addetto stampa del Faiano, saluto la simpatica squadra del campionato d'eccellenza, vado a salutare Pino Belmonte, però vi svelo anche, siamo in chiusura di trasmissione, vi svelo anche qualcosa, perché Pino Belmonte non è un semplice dirigente del Faiano, è anche la voce ufficiale di Kiss Kiss Italia. L'abbiamo tenuto per l'ultima cosa da dire, quindi abbiamo avuto anche un personaggio importante, oltre che dirigente, personaggio importante del panorama radiofonico regionale e nazionale. Quindi un grazie a Pino, un grazie al Faiano. Per gli amici di Turnover, arrivederci alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera. Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10.
strada passata insieme sotto il cielo. Mamma Ren, mangi e vive e stai con me, sotto la luna brinda m'amore io e te.